Il 21 giugno 1973 un gruppo di sportivi materani rappresentò la città dei Sassi ad un'edizione storica di Giochi senza frontiere organizzata a Bellinzona. Alcuni dei protagonisti si sono ritrovati nella Sala Mandela del comune di Matera. Il nostro sogno di ragazzi all'epoca, 18-20 anni, era quello di far conoscere la nostra città antica a tutto il mondo. Ci siamo riusciti guardando i risultati di oggi praticamente, e per noi è un sogno che si è avverato ed è bellissimo. E poi vorrei trasmettere un piccolo mio pensiero, un ringraziamento a tutte le persone che non ci sono più, il sindaco Gallo, l'assessore Eustachio Dragone e perché no il comandante Nicola Tommaselli, che sono state quelle tre persone che hanno sponsorizzato tanto questo evento. Tanti non ci sono più perché fanno parte di un altro mondo ed alcuni per motivi di salute non sono presenti. Un caloroso abbraccio e tanti tanti auguri all'amico Biagio Paolicelli, che purtroppo non è qui oggi per noi, ma sicuramente nei prossimi giorni avremo modo, appena lui starà un po' meglio, di condividere questa gioia anche con lui. E praticamente eravamo un po' tutti coetanei, perché la fascia di età era fra i 18-19 anni ed provenivamo tutti quanti da esperienze sportive. La maggior parte degli atleti erano rappresentati dall'atletica, poi avevamo nel gruppo tre esponenti dei vigili del fuoco e poi la componente femminile, che era un po' mista, diciamo così. È stata un'esperienza bellissima, ero una ragazzina di 16 anni, tanto che i miei allenatori sono venuti a casa per convincere i miei genitori, perché uscire fuori dall'Italia non era molto facile per delle ragazzine. È stata un'esperienza eccezionale, bellissima. La cosa bellissima, a differenza di tanti altri gruppi sportivi, di amici, nonostante siano passati 50 anni, manteniamo e speriamo di continuare questa fortissima amicizia che abbiamo ancora tutt'oggi. È come se ci fossimo lasciati ieri da Bellinzona. Ogni volta che ci troviamo non è altro che abbracci e ricordi fatti veramente con il cuore. United Freunde aus Manchester und hier die Italiener. È stata un'esperienza bellissima, semplice, eravamo tutti dei ragazzi semplici, dediti solo allo sport. È stata un'emozione andare all'estero in aereo e stare in quei posti che noi non pensavamo nemmeno 50 anni fa. Eravamo orgogliosi della nostra, ripeto, semplicità, e quindi non ci spaventava niente, eravamo solo un po' emozionati e lo sono anche oggi. È come se non fossero passati 50 anni, perché quello che si fa da giovani rimane. È semplice, è pulito. Penso che all'epoca ero tra i più piccoli della comitiva e avevo già iniziato con l'atletica leggera a livello italiano, però Giochi senza frontiere è stato il massimo, la prima esperienza fuori per un ragazzo del sud, anche abituato allo sport, è stata una cosa strabiliante e veramente bella. La cosa bella è che ho ritrovato oggi gente che all'epoca erano compagni, amici, perché era diverso lo sport all'altro momento. Adesso la mia vita è stata nello sport, ho sempre fatto solo sport, educazione fisica, la scuola, allenare i ragazzi, allenare anche qui la nostra presentatrice, ho avuto questo piacere di allenare Anna Rita, basta, tutto qui. È stata un'esperienza indimenticabile, perché ci ha aperto tanti orizzonti. Ci ha aperto la mente al mondo, a essere consapevoli della nostra importanza anche nello sport qui a Matera. Quello che vogliamo trasferire è sempre la gioia della nostra città, che è invidiata e ammirata in tutto il mondo. Il fatto di essere qui con tutti quanti ci riempie di gioia. Da du gerade von Matera. Es gab in der Mannschaft von Matera ein junges Mädchen namens Maria, deren Vater Leonardo heißt.